in compagnia di Enzo Di Nuoscio, che è un professore universitario qui alla tavola rotonda dei Corsari, intitolata Rifondare la politica, organizzata da Pierpaolo Signeri. Ecco, gli chiediamo, ovviamente, siccome l'argomento, insomma, è l'attualità politica, un suo commento sulla diciamo attualità politica, che è quella dell'elezione dei presidenti delle Camere, che è una cosa abbastanza complicata, dovrebbe essere il punto di partenza di una nuova legislatura, e invece sembra che veramente questo punto di partenza non si abbia ancora, e neanche gli accordi pare che ci siano, ma comunque è frutto questa difficoltà, ma anche insomma questo l'assetto che verrà di una consultazione elettorale che si è realizzata con una precisa legge elettorale. Ecco, vogliamo fare un commento su questa legge elettorale che ha in qualche modo partorito due vincitori apparentemente incompatibili, e un commento su quella che poi è l'idea ovviamente di Pierpaolo e delle sue tavole rotonde, che è insomma la propensione verso un nominale e un maggioritario insomma di questo tipo. Ma diciamo, i problemi che stanno affrontando adesso le forze politiche sono legati al fatto che hanno fatto una campagna elettorale con regole proporzionali pensando di giocare alla partita maggioritaria, per cui c'è stato uno scontro frontale dell'uno contro l'altro, dichiarando che mai si sarebbero alleati, e adesso continuano a ragionare come se fossero autosufficienti. Con la legge proporzionale, lo sappiamo bene, dalla prima Repubblica non vince nessuno, per cui entrano in gioco poi dinamiche parlamentari. Questo significa fare politica con queste regole. E la partita a scacchi che si sta giocando in queste ore è abbastanza complicata per una serie di ragioni. Abbiamo per la prima volta un terzo del Parlamento che da forza antisistemica entra dentro al sistema, cioè i 5 Stelle, e tuttavia non sono disposti a quanto pare a fare alleanze parlamentari, il che li trasforma in vincitori zoppi della competizione elettorale, e quindi c'è da sperare insomma che si rendano conto che la forma di governo italiana è una forma di governo parlamentare, perché il referendum non è passato, che avrebbe corretto diciamo questa forma di governo, e quindi abbiamo le regole della forma di governo parlamentare e la rappresentanza proporzionale. Quindi l'idea che si fanno gli inciuci è un'idea sbagliata, si fanno gli accordi parlamentari per dare un governo alla Repubblica, questo è il punto, e quando si fanno gli accordi si fanno perché non si è autosufficienti, e si fanno gli accordi se ognuno cede qualcosa, non è che dici vieni a casa mia e comando io, è chiaro, e quindi probabilmente per arrivare diciamo a questi risultati occorreranno ancora settimane, se non mesi, bisogna far decantare la situazione. E c'è sempre lo spauracchio delle elezioni se non si riuscisse a fare qualcosa. Ecco, io volevo chiederle, non crede che, essendoci appunto questi due vincitori, il Movimento 5 Stelle e il centrodestra, all'interno del quale poi in qualche modo nell'immaginario collettivo è la Lega vincitrice, sì, e Berlusconi sconfitto, se appunto si riuscirà a mettere su un governo, quindi vabbè, presidente delle Camere, poi alla fine un governo che abbia l'Italia, ecco, gli elettori di questi due gruppi, blocchi politici, verranno scontentati, perché le dichiarazioni erano di incompatibilità durante tutta quanta la fase diciamo preelettorale, la campagna elettorale, ma anche precedente. Ma certamente, questo sarà un effetto inevitabile, perché noi siamo usciti a una stagione con tutti i limiti delle precedenti elezioni politiche, in cui bene o male c'era qualcuno che vinceva, magari vinceva di poco, era un vincitore zoppo eccetera, come nella passata legislatura, e tuttavia abbiamo avuto con Prodi, con Berlusconi i premi di maggioranza nell'ultima legislatura, che dava al PD alla Camera un vantaggio enorme, quindi c'era un elemento di stabilità, un elemento di chiarezza, un elemento che chiariva le responsabilità di chi per poco o per tanto aveva vinto. Adesso siamo, dal mio punto di vista, tornati indietro. Sono andati indietro in cui non vince nessuno. E questa è la logica maggioritaria della Prima Repubblica. A vedere quello che sta succedendo, e soprattutto quello che succederà nei prossimi anni, perché possiamo togliere dalla testa che avremo governi stabili che facciano grandi riforme, perché
l'andazzo sarà abbastanza negativo di questa legislatura, viene ancora di più il rammarico di quello che è successo al referendum, dove non si metteva in piedi la migliore riforma del mondo, ma si avviava un percorso che avrebbe cambiato e corretto alcuni difetti, diciamo, del comportamento politico. Una delle due Camere non avrebbe più avuto ruolo legislativo, un compito. Si avviava un processo di chiarificazione, poi c'aveva tutti i difetti di questo mondo, ma insomma era un passo avanti e sicuramente non si poteva tornare indietro. Adesso è bene che le forze politiche si rendano conto, diciamo, a che gioco stanno giocando con queste regole. Vedremo come andrà a finire. Ricordiamoci soltanto che Beppe Grillo ha fatto una delle sue, diciamo, apparizioni spettacolari a teatro, insomma adesso sta girando con uno spettacolo, e in una di quelle occasioni, se non erro, ha detto che insomma le riforme più importanti di questo paese le ha espresse in 10-12 anni, ha detto, in cui ci sono stati 15 governi, quindi insomma questa della stabilità del governo non è una cosa importante. Ma questo secondo me è un errore grave, perché noi abbiamo di fronte un problema che è molto più grande, diciamo, delle forze politiche, forse non ne hanno consapevolezza, cioè quello di un progressivo indebolimento della democrazia, perché non riesce a decidere, perché è un po' incapace, perché è lenta rispetto a processi economici, processi finanziari e altre forme, diciamo, di minacce, immigrazione, terrorismo, eccetera, che viaggiano a un ritmo molto più sostenuto. E allora bisogna recuperare la capacità di decision making delle democrazie, la capacità di decidere, di prendere decisioni in tempo reale, di stare appresso a tutte le degenerazioni dell'economia di mercato che necessitano sempre di nuove regole. Quindi questa idea che si può fare a meno di un governo, tanto le cose vanno bene comunque, un'idea un po' del passato, ecco, e ne sappiamo qualcosa. Se poi pensiamo, visto che la partita si gioca in buona parte in Europa, che mandando ogni anno un nuovo primo ministro in Europa riusciamo a spuntare qualcosa in più, mi pare un'idea del tutto fuori dalla realtà. Perfetto, allora ringraziamo Enzo Di Nuoscio e niente, vi auguriamo una buona partecipazione a questa tavola ronda. Grazie a voi. Un po' Grazie.